Io sono Glenn Cooper, sono il candidato per il Senato. E come mai prima era tanto destino di mio suo nome, Glenn, signor Cooper? Beh, quando si fa un lavoro come mio, in politica si tende sempre a non farsi coinvolgere dagli avvenimenti. E poi, diciamocelo, io non ho neppure sentito i due spari. Quali spari? Ho chiesto, quali spari? Quelli della macchina, dell'inseguimento della macchina. È successo a 12 miglia da qui. Lei ha un minuto di 20 ventesimi solo. Welch. Sì? Certo. Certo. Alle 9 di questa sera sono stati uditi due colpi di pistola all'interno del 1257 Pistil Road. Siamo capitati a proposito. Qualcuno deve dire qualcosa? No. 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 Immagino che nessuno sente più spari. No. Vorrei parlare con la signora Cooper e con la servitù. La servitù non c'è. Chi ha cucinato? Io. E lei chi è? Cocca. Il suo vero nome. È il mio vero nome. Ho due sorelle che si chiamano Dulce e Bonbon. Lo giuro su Dio. Com'è la signora Cooper? Non ho intenzione di sporgere la denuncia, pensare tutto al mio avvocato. È stato un incidente. Mi è caduto l'accendino sul sedile in pelle e per evitare un incidente l'ho dovuto tirare fuori. E lei come si è procurato quell'ematoma sul naso? Ero troppo basso e è stato veramente un attimo. Quante belle storielle questa sera, eh? Ai. È ferita anche lei, signora? No, io ho un dolore cronico alla schiena. Stare in piedi e camminare è molto doloroso per me. E immagino non abbia sentito gli spari. No, io stavo ballando. Quando ballo non mi fa male. Che dire che me ne stavo andando a casa. Signora Gorman. Io sono Chris Gorman. Lei cosa fa? Io ho servito da bere tutta la sera, bevo i bicchieri. Intendo, qual è il suo mestiere? Io sono casalinga, cioè sono anche avvocato, sono anche presidente dell'associazione dei bambini del quartiere e sono... Scusi, ma sono un po' agitata. Non è l'unica, signora Gorman. Adesso vi dirò qualcosa che esula dei miei doveri ufficiali. Non credo ad una sola parola di quelle proferite in questa stanza questa sera. E sono certo che sono stati sparati due colpi di pistola. E altrettanto certo che qualcuno, tutti voi, mi state nascondendo qualcosa. Ho una notizia per voi, signori. Sono un poliziotto vero, non sono Franco Baldo. Quindi ora, voglio parlare col signor Brock. Lo fate scendere voi in 5 secondi o in 2 lo trovo io. Devo cominciare a contare? Ha ragione, agente. Harry, Glenn. Forse... probabilmente chiamare Charlie. Assolutamente. Certo. Charlie? Sono Lenny. Ti stiamo aspettando. No, non preoccuparti, è solo una reazione isterica. Cos'è? E credi di essere momentaneamente cieco. Fatti un impacco caldo e scendi subito. C'è un poliziotto che vuole parlarti. Perché? Perché mi son dito solo, ecco perché! Va bene, arriva subito. La verità, gente, è che Charlie è il nostro amico. Io non ho minimamente sentito gli spari, ma mi sento responsabile quanto i miei amici che li hanno sentiti e che hanno ritenuto di non proferire parole. Nonostante io non abbia assolutamente sentito gli spari. Smettila di aiutarti tanto, Glenn. Ciao, Charlie. Bene, Charlie. Buonasera, signor Brock. Sono l'agente Welch. Prego, si accomodi. Cosa è accaduto in questa casa questa sera? Dal principio questa casa.
esatte sono tornato a casa. E mia moglie Mira era in camera sua che si stava preparando per la festa. E io ho preso una bottiglia di champagne dal frigorifero e sono andato da lei. Rosita, la cuoca, era insieme alla sorella e il figlio in cucina, che stavano aspettando che qualcuno, Mira, dicesse loro quando cominciare a preparare la cena. Nel salire le scale mi sono detto: è il mio 10° anniversario di matrimonio e non posso credere di amare ancora così tanto mia moglie. Arrivo alla sua camera, sto per bussare. Mira si stava mettendo il profumo che l'ho regalato per Natale. Le compro quello, gente, perché mi fa impazzire. E quindi busso la porta, lei apre, le porgo la bottiglia e brindiamo alla donna più meravigliosa che un uomo abbia mai avuto per 10 anni. E lei risponde: all'uomo migliore, ai migliori 10 anni che una donna meravigliosa abbia mai avuto. Prendiamo, ci baciamo, prendiamo e ci baciamo ancora. E prendiamo alla pelle più delicata, del corpo più delizioso che non è mai invecchiato in 10 anni. Alle 7 la bottiglia è vuota. E io e mia moglie siamo completamente partiti. E in quel momento ho sentito quel profumo che a cui non so resistere, e in quel momento l'ho amata con la passione, l'ardore della prima notte di nozze. Gente, io le dico questo non senza imbarazzo, ma con la gioia e l'orgoglio per un amore che diventa sempre più grande man mano che i giorni passano. Restiamo lì, abbracciati, nudi, appagati nella nostra felicità. Ormai sono le 8 e fuori è buio. A un certo punto sentiamo bussare alla porta. Toc, toc, toc. La porta si apre e uno strano giovanotto compare sulla soglia. Mira, grida! Io salto su e corro di là a prendere il cassetto, la pistola. Mira intanto si copre con un asciugamano e io ritorno alla stanza, pronto a difendere la vita di mia moglie. Lo strano giovanotto sulla soglia dice: io quinto setup l'ho incilata, ho questa in quinto minuto. Ma io non capisco lo spagnolo e non avevo mai visto il filo di Rosita e non avevo capito che ci stava chiedendo se doveva già riscaldare la cena. Così ho mirato verso di lui. Mira grida, mi afferra il braccio, la pistola cade, un colpo parte, mi colpisce all'uomo dell'orecchio. Rosita, la sorella e il figlio di Rosita si precipita giù verso il basso gridando: Mamesetta, Mamesetta! Mira quel paso e l'ombre, quell'occo! Aiaco, bang, bang, bang! Rosita, la sorella del figlio, si è dato la fuga. Il sangue sporca il vestito di Mira e improvvisamente sentiamo arrivare la macchina. Sono i primi ospiti. Mira quindi afferra l'accappatoio, si precipita giù per fermare Rosita, la sorella del figlio, se no si resta senza cena. Io guardo fuori. Fuori è buio. E mi sembra che qualcuno stia rubando la mia bella vecchia Mercedes. Quindi miro ancora verso di loro. Intanto Mira corre in cantina, cercando una cesta, perché lì teniamo, lì lei tiene il vestito che mise lo scorso anno alla festa nazionale israeliana. E solo che non trova la luce, scivola per le scale e scompare nel buio. Io quindi scendo giù per cercare Mira e vedo la porta della cantina aperta. Quindi, temendo che il giovanotto alla mia strana ritorni, chiudo la porta, senza sapere che Mira è ancora là. Quindi mi precipito di nuovo sopra per prendere una spina, perché il lobo dell'orecchio mi duole. Solo che il sangue sulle dita mi va negli occhi e per errore prendo 4 Valium. Così comincio a scrivere un biglietto per spiegare l'accaduto, ma il biglietto non ha senso. E poi mi viene in mente mia sorella che vuole che qualcuno possa scambiare il biglietto per un biglietto suicida. Il mio amico Clay Cooper stava arrivando e per la sua campagna elettorale sarebbe stato un disastro essere coinvolto in un caso di suicidio. Così strappo il biglietto e lo butto nel gabinetto, proprio mentre loro stanno arrivando. E gridano: cos'è successo? Cos'è successo? Cos'è successo? Ma prima che io possa spiegare l'accaduto, crollo svenuto, addormentato sul letto. E questa, gente, è tutta la verità. Quanto è vero che mi chiamo Charlie Brock.
questo che non vedo l'ora di tornare a casa. Signori, scusate ancora per avervi disturbato. Niente. Si faccia vedere quell'orecchio. Buon anniversario. Arrivederci. Dove avete scatto con questa storia? L'ho improvvisata. Ma è chiaro che l'ho improvvisata, ma come hai fatto? Così, sul momento, parola per parola, frase dopo frase, non sapevo dove dovesse arrivato, però sono andato avanti. È il giorno più bello della mia vita. Oh, ragazzi, un brindisi a mio marito Lenny. Proprio adesso che iniziavo ad annoiarmi del nostro matrimonio, mi sono di nuovo innamorata di lui. Scusate. Pronto, Charlie? Sì? Arriviamo. Era Charlie, sta meglio. E ha detto che ci aspetta tutti di sopra. Ci racconterà com'è andata veramente.